Sì, è vero, di analogie ce ne sono diverse anche, soprattutto nella funzione rivelatrice, cioè il suicidio sia nel film di Gabriele che nel mio diventa il racconto della rivelazione, ecco, l'anello mancante per mettere a posto tutti i tasselli della storia è il suicidio. Ce n'è anche un'altra ancora analogia, anche nel film di Gabriele il film si apre esattamente con l'incipit del rito del suicidio, il quale incipit viene immediatamente, come dire, sospeso, lasciato in aria, e solo quando il cerchio si chiude rivediamo l'incipit e il seguito della. Qualcosa di simile c'è anche in una pura formalità, che il film comincia con la soggettiva del suicida. Per quanto riguarda il suicidio, nel film di Gabriele c'è la lucidità del suicida. Ha studiato tutto, è lucido, è sereno, ne ha parlato lui. C'è anche la rivelazione di questa immagine che c'è ricorrente in tutto il film delle meduse, che è un'immagine bellissima e non capisci. Che vuol dire? Ne resti soltanto soggiogato, ma non ti chiedi mai che vuol dire. Poi improvvisamente alla fine capisci. Però lui ha giocato sulla lucidità del suicida. Io mi sono ispirato invece al delirio dei suicidi che non riescono poi a commettere il suicidio, che sono tantissimi. E quindi questa sorta di confusione, di delirio mentale, che è sì il risultato di una decisione, ma anche di un tormento, di una forse non del tutto chiara decisione, di una volontà non del tutto definita, che è speculare al tormento dell'altro Onof che, al cospetto del commissario, prende coscienza di che cosa sia successo nella sua vita negli ultimi istanti. Mi piaceva giocare la presa di coscienza dell'on-off al di là che rivede e rivive lo stesso tormento dell'on-off che commette il suicidio e che vive lo stesso delirio, la stessa confusione, lo stesso dolore di quelli che poi non ce la fanno, però ce la fa perché un istante sono pochissimi fotogrammi e quindi. Mi ricordo una volta quando ho finito il film, c'è stata una persona che mi disse: lo sai perché amo molto Onof? Perché lo stimo. E io dissi: perché? Perché lui ha avuto il coraggio di schiacciare il grilletto e io no. Questo mi colpì moltissimo perché mi sembrò quasi la prova provata. Che il lavoro che avevo fatto io, cioè del basarmi sullo stato d'animo di quello che non è convinto di suicidarsi, e infatti non ce la fa. Questa frase mi colpì molto, mi sembrò la quadratura in qualche momento. Quelle cose che succedono a noi quando cerchiamo di autoconvincerci che abbiamo azzeccato, e talvolta ci basiamo su cose anche così che non hanno un grande peso, ecco la frase di qualcuno. Una lettera che ti manda uno spettatore, un fiato, una smorfia che qualcuno fa mentre vede il film, ecco. Talvolta ci basiamo su pochissimo per autoconvincerci di avere fatto bene o di non avere fatto troppo male. Senti Giuseppe, credo che sarebbe un po' reticente non parlarne. Nel film compare Polanski, col quale tu hai avuto un ottimo rapporto, mi ha raccontato addirittura che lui accettò di fare il film ancora prima di sapere qual era la sceneggiatura. Possiamo conoscere il tuo pensiero su ciò che gli sta succedendo in questi giorni? Ma se io il pensiero ho avuto modo di chiarirlo, anche perché come sempre, quando qualcuno ti fa una domanda e tu rispondi, poi devi
cercarti altre 27 occasioni per chiarire bene quello che avevi detto, perché non è mai chiaro quello che tu dici, non si capisce bene per quale ragione. Ovviamente sono molto dispiaciuto di questa vicenda così, così dolorosa, così complessa e non chiara, non facile da giudicare. Però quando sono stato raggiunto telefonicamente da qualcuno che aveva già cominciato a fare il tam tam con i cineasti, con tutta la gente che aveva lavorato con Roman, decidere cosa fare, ne è venuto fuori questo appello che molti hanno strumentalizzato, l'hanno definito una sorta di persone che hanno deciso di sostituirsi alla giustizia in qualche maniera. Non era assolutamente questo, ovviamente, era un appello di solidarietà, di desiderio che questa vicenda si concluda quanto prima, che si concluda nel rispetto della giustizia, solo che finora il corso della giustizia è stato molto strano. Sì, decisamente. Ecco perché quando qualcuno poi dice stupro d'autore, allora quelli si possono giudicare, cose terrificanti sono state scritte, strumentalizzando il sentimento sincero di tanti, che non è quello di dire siccome Roman è un grande artista, lo amiamo tutti, perdoniamolo e basta, a parte che è stato perdonato dalla stessa ragazza qualche anno fa, ma questo è un dettaglio forse trascurabile. Forse io ho chiesto anche a qualcuno che si intende di queste cose, perché in tutti questi anni non è stato raggiunto, poteva accadere un sacco di volte. Il processo in contumacia credo che esista anche in America, perché non è, improvvisamente dopo tanto tempo. E quindi l'idea intanto di chiedere che non venga autorizzata l'estradizione nell'attesa che la giustizia poi abbia il suo corso ci è sembrato un fatto, un'azione giusta, dettata chiaramente dalla grande stima e dal grande affetto che abbiamo nei confronti di Roman Polanski. Tutto qua. Ok, dobbiamo andare credo un po' di corsa, ci sono altre tre scene, ne vediamo adesso una tratta da Malena, che è stata scelta da Gabriele. Come mai l'hai scelta? No, perché è il pretesto che Pepuccio sempre trova nei suoi film per attraversare e raccontare qualcosa. C'è sempre qualcosa che si tramanda via orale o via fisica, come in questo caso, ma è, credo che sia proprio un topos proprio dei suoi film, ovvero avere qualcosa che in qualche modo attraversa trasversalmente geograficamente un posto, ma anche storicamente un posto, perché lui spesso poi ama fare dei passaggi temporali attraverso un pettine che pettina i capelli, oppure uno sguardo di qualcuno che diventa adulto, oppure una donna come in Baria che si nasconde dietro a un'altra e diventa adulto. Insomma, questo passaggio in tempo Baria sono molticosi, sì, lì sono moltissimi, ma anche in Cinema Paradiso, e questi passaggi di tempo e geografici sono credo proprio una delle cose più riconoscibili di quello che lui fa, e questa passaggiata appunto di Malena è fisicamente un po' quello che lui usa nei suoi film, non tutti ma molti dei suoi film, per raccontare le storie. Cioè è proprio è il insomma, riproduce un pochino il meccanismo attraverso il quale lui deve snodare la storia. Se questo fosse un film, direi che Malena è l'idea, e intorno lui costruisce tutto il resto del film, ovvero gli episodi, i personaggi e quindi anche il tempo nel quale naviga la storia. E credo che sia un po' emblematico quindi del suo modo di intraprendere una storia. Non so se mi sono spiegato. Benissimo. Credo di sì. Ti ringrazio anche perché, come sempre, quando senti gli altri che cercano di quadrare il cerchio di quello che tu hai fatto, ti sembra sempre molto più interessante di quello che tu hai fatto. E quindi...